Dal Vangelo secondo Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quel momento, si mise anche a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a venerdì 30 dicembre 2022. Festeggiamo quest'oggi la Sacra Famiglia di Gesù e di Maria. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo secondo di San Luca, versetti 36-40. Oggi celebriamo anche facciamo il quindicesimo venerdì di Don Tomaselli e concludiamo così il nostro ciclo, il secondo dell'anno. E oggi è per la preghiera per i moribondi. C'è tanto bisogno di pregare per i moribondi, perché la morte è un passaggio per niente facile per chiunque di noi. Continuiamo la nostra lettura del manoscritto del Purgatorio. Ecco il ritiro finito per tutta la comunità, ma per voi non bisogna che finisca. Continuatelo tutto l'anno e sempre nel vostro cuore, anche in mezzo alle vostre più grandi occupazioni. Abbiate sempre un posticino consueto, ove vi raccoglierete cuore a cuore con Gesù ed ivi non perdetelo mai di vista. L'anno passato siete stata troppo distratta. Al presente non deve essere più così. Avete promesso al buon Dio, come altresì al vostro Padre, che avreste cominciato una vita nuova. Bisogna a tutti i costi mantenere la parola. Ciò vi costerà, ma forse che in appresso vi costerà meno? No, ahimè. Tutto passa così presto e noi unitamente senza accorgercene. Già da lungo tempo Gesù vi sta dietro. Dopo tutte le grazie che gli elargisce, non gli negherete il totale abbandono di voi stessa nelle sue mani adorabili. Se volentieri lo lasciaste agire, come presto sareste una santa, ed una gran santa egli vuol che diveniate. Ritorna il tema delle distrazioni, dell'essere distratta. Distratta non tanto dalle molte cose da fare, perché il buon Dio sa che ne avevo tante cose da fare, ognuno secondo il suo stato di vita, ma distratta dal fatto che non ci raccogliamo. Questa è la distrazione, che non abbiamo questo atteggiamento di ritiro, di essere raccolti cuore a cuore con Gesù. Ma è come se le cose, gli impegni ci venissero addosso come un'onda potentissima che travolge tutto e scombina tutto e confonde tutto, sconquassa tutto. E noi rimaniamo sepolti da quest'onda, e sapete quando veniamo colpiti da un'onda, se è un po' forte, ci
si butta lì, arriva e non sappiamo più se ci siamo rivolti verso il cielo, verso la terra, finché non apriamo gli occhi. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Nuovo anno, vita nuova. Beh, sarebbe bello. Non dico di avere tanti propositi, ma quei pochi che abbiamo, anche uno solo, beh, portarlo fino in fondo. Impegnarci almeno in un proposito e dire: quest'anno mi impegnerò a lavorare su questo, non posso lavorare su tutto. Bene, allora lavorerò su questo. Certo, costa, ma costa anche il purgatorio poi. Abbiamo quante grazie ricevuto da Dio in questo anno. Quante grazie ricevute da Dio nella nostra vita. Che cosa ci chiede Gesù? Gesù ci chiede di abbandonarci a Lui. Ci chiede veramente questo abbandono radicale nelle sue mani. E allora perché non farlo? Perché non lasciarlo agire? Perché noi vogliamo avere in mano le redini della nostra vita. Vogliamo essere noi a decidere tutto, tutto. E invece dovremmo lasciarci condurre da Lui. Dovremmo lasciarlo fare e noi lasciarci portare. Il vostro Padre non vi ha forse detto ancora una volta nel suo nome i giorni scorsi che per voi non c'è via di mezzo? Quante persone ve l'avevano già detto e voi siete rimasti indifferenti a simili cose che avrebbero dovuto essere sacre per voi? Io credo che ciascuno di noi abbia un po' questa esperienza. È proprio bello questo libretto sul purgatorio, eh? Guardate, è veramente bello. Semplice e bello. Io credo che nella vita di ciascuno di noi ci siano delle esperienze, delle parole che abbiamo ricevuto, delle indicazioni che sono sacre, che noi capiamo essere sacre per noi. Proprio come se venissero proprio dal cielo, che sentiamo dentro che quella cosa lì è veramente per me, che viene proprio da Dio, che è il Signore che me la chiede, attraverso quella persona che poverino magari neanche lo sa, o attraverso quell'evento, quella situazione, quel fatto. E lei dice: bene, invece sei stata indifferente, non l'hai considerata come avresti dovuto. Se qualche volta ci fermassimo a pensare alle nostre responsabilità rispetto a quello che Dio si attende da noi, insomma. Non è di Dio che dobbiamo aver paura, ma di noi, di quanto siamo incostanti, di quanto siamo ipocriti, di quanto siamo fallaci,
inconsistenti, ingrati, superficiali, rozzi, rozzi proprio. Siamo proprio rozzi. Vabbè, andiamo avanti. Questa volta mi sembra che vi abbiate prestato maggiore attenzione, che siate rimasta colpita da tale parola nuovamente ripetuta. Rifletteteci sovente, è una cosa seria. Gesù, ve l'ho già detto, attende da voi solo un piccolo sforzo ed egli farà il resto. Siate molto generosa. Cosa non otterreste dal buon Dio se foste come egli vuole vedervi? Che unione intima egli desidera contrarre con la vostra anima? Quali gioie vuole concederle, se sapeste, oh come buono Gesù con voi? Evocate sovente nel vostro cuore le grazie di elezione che egli vi ha fatto. Ma guardate, è così. Sapete, magari alle volte, non lo so, per esempio, ci viene da dire, no, ma io non ci voglio di pregare il rosario, non ci voglio andare a messa, non ci voglio mettermi a pregare. Tu comincia a farlo. Comincia, mettiti lì. E vedrai che dopo 2 minuti sei già trasportato. C'è qualcun altro che ti ha tolto la fatica e ti ha dato il gusto della bellezza di quell'incontro. È Gesù. Gesù fa così. Lascia la prova, attende che tu la superi, e poi interviene lui. E fa tutto lui. E lui cosa vuole da noi? Ma Gesù vuole una cosa sola. L'unione intima, l'unione divina della quale vi parlo spessissimo. Questo Gesù si aspetta. La Madre Superiora vi ha detto che per voi, soprattutto ella aveva domandato il vostro Padre, di nuovo quest'anno. Voi non ci avete creduto abbastanza, ma è pur vero. Ella ha seguito in questo l'ispirazione del buon Dio che ha voluto che voi lo conosceste meglio e che anche egli vi conoscesse maggiormente. Approfittate di questa nuova grazia che non sarà l'ultima. Mettete in pratica tutto quel che egli vi ha detto. Voi siete libera di trattare con lui. Apritegli sempre per bene il vostro animo, che egli vi possa leggere come in un libro, se egli vi conoscesse come vi conosco io. Chissà se noi abbiamo questo stile interiore di farci conoscere come un libro. È bellissima questa esperienza, eh? Veramente bella. Che ci sia qualcuno a questo mondo, è la cosa consigliabile, che sia un sacerdote, che sia all'interno della direzione spirituale, della confessione, che possa dire di noi: ti conosco come un libro aperto, sei per me come un libro aperto. Questo nostro desiderio di non avere pagine buie, nascoste, oscure. No, non essere quello che siamo. Avere il gusto della semplicità. E mettere in pratica i tanti buoni consigli che riceviamo. Non vi si comprende di primo acchito. Occorre per questo un po' più di tempo. Tutti i pensieri che avete avuto ieri a tal riguardo sono pensieri diabolici. Il demonio vorrebbe impedire il bene, ma lo si farà ugualmente, poiché non gli darete più ascolto. Custodite ben preziosamente le grandi grazie del ritiro. Mai esse vi abbandonino. Non abbiate paura di sacrificarvi dalla mattina alla sera per fare la volontà del buon Dio. Egli vi ricompenserà largamente. Vedete, quanti pensieri, soprattutto la sera, ma non solo, quanti pensieri ci vengono nella testa che sono opera del diavolo. E noi perdiamo tempo a pensarli.
pensieri di scoraggiamento, pensieri di sconforto, pensieri di disperazione. E noi ci perdiamo. Ci perdiamo a pensare a queste cose. Perché? Perché il demonio vuole impedire il bene. Tutti quei pensieri che impediscono il nostro bene, che impediscono il nostro miglioramento, il nostro andare avanti, il nostro impegno, la nostra dedizione, tutti questi pensieri non vengono da Dio. E noi dovremmo rinnegarli tutti. Tutti. E tenerci vicino tutti i preziosi consigli che riceviamo, ma anche in queste omelie che ascoltate, piuttosto che in altre di altri sacerdoti, nei ritiri che fate, quante indicazioni riceviamo, utili, belle. E perché non segnarcele, non appuntarcele, poi riprenderle durante la giornata e rimeditarle? Chiede: perché ho provato una commozione così forte all'udire le prime parole del reverendo padre? Risposta: era questo già un principio della grazia che dovevate ricevere durante questo ritiro. V'è fra le anime una certa attrazione di cui non ci si rende ben conto sulla terra. Il buon Dio ha fatto l'anima del vostro padre la vostra l'una per l'altra. Di qui quell'impressione involontaria da voi provata all'udirlo e che forse proverete ancora in avvenire. Pregate molto per il Padre che Gesù vi dona al fine di aiutarvi ad innalzare la vostra anima fino a Lui. Egli ha bisogno di grazie più forti, più grandi che non tanti altri, per non scoraggiarsi mai. Sovente trascorre delle giornate molto laboriose, molto gravose per la natura. La sua vita è dura, penosa. Bisogna che lo aiutiate con le vostre preghiere. Fin qui lo avete fatto, ma non è ancora abbastanza. Bisogna che offriate secondo la sua intenzione il vostro lavoro, alcune delle vostre sofferenze esterne, qualche sacrificio. In una parola, unitelo a quel che fate ed unitevi a quel che gli fa. Gesù ha grandi disegni su di lui come su di voi. Ecco perché ha permesso che vi rivolgiate a lui e che foste libera di aprire il vostro animo. Consideratelo come vostro padre, amatelo, siategli sottomessa come una vera figliola ed il buon Dio sarà contento. Non abbiatevela male se vi dico tutte queste cose, in vero finora le avete fatte, tutte pressa poco, ma io dovevo pur dirvele e voi parimente le direte al reverendo padre. Capite? Eh sì, ci sono le anime che si cercano, che si chiamano, che si incontrano, che si uniscono. È vero, senza che noi ce ne accorgiamo, sentiamo qualcosa. Un'intesa, magari con un sacerdote, con un sacerdote che sentiamo predicare, che dice: ma non l'ho mai visto, non ci ho mai mangiato neanche una pasta asciutta buona insieme, ma cosa, come faccio a sentire questo affetto, questa sintonia, questa unità, questa unione, questo desiderio di conoscerlo, di parlarci, questo sentirmi a mio agio, no? Sono le anime che superano il tempo, lo spazio, la natura stessa, vanno oltre e si incontrano perché il Signore ha fatto le anime una per le altre, una per l'altra, e quindi sperimentiamo tutto questo al di là del movimento naturale delle cose, no? Ed è bello, dobbiamo ringraziare il Signore, perché già il sentire attrazione, sentire che l'anima è attratta da, già questo ci dice che c'è una certa unità, che c'è una certa somiglianza. Se noi ci sentiamo attratti da Padre Pio, è un buon segno. Ci sentiamo attratti da San Giovanni Maria Vianney, è un buon segno. E questo è bello perché c'è una somiglianza. Certo, quelli sono dei giganti, però noi siamo dei piccoli gnomi. Però, voglio dire,
hanno il desiderio di stare sulle spalle di questi giganti. E questa è una cosa bella. E poi dobbiamo imparare a pregare per i nostri confessori, per i nostri padri spirituali, perché i sacerdoti hanno tanto bisogno di preghiere, per essere forti, per non scoraggiarsi mai, per affrontare giornate dense di molto lavoro, molto gravose per la natura, molto gravoso. Sapete, alle volte il sacerdote arriva la sera che dice: non ce la faccio più, proprio fisicamente non ce la fa più, non ce la fa più. E però deve andare avanti, però deve andare avanti, perché poi comunque tante cose da fare. E quindi sì, sto poveretto che poi magari le benedizioni di Natale, le confessioni, la messa, le omelie, lo studio, insomma, gli ammalati da curare, da visitare, bambini da preparare. E poi arriva a casa, alle volte di orari impossibili, veramente impossibili, anche ingiusti, e si trova che deve ancora mangiare, che deve ancora preparare, e poi quando hai mangiato devi pulire, mettere via. Capite, la giornata è fatta di 24 ore, a un certo punto uno veramente non ce la fa più. Ecco perché tante volte vi ho detto: cercate di essere attenti, intelligenti, caritatevoli, no? Io dico: ma cosa ti costa quando fai le lasagne? Ma fanne un po' di più, no? Oh, santa pazienza, che robe! Ma usiamo sto cervello, che alle volte sembra un criceto spelato, zoppo, anchilosato, è vecchio, che non riesce neanche a far tre passi. Ma usa sto cervello, santa pazienza, ma fanne un pezzo in più di sta lasagna, stai lì a misurare le cose, la fai, ne fai un pezzo in più, lo tagli, lo metti in un tupper e glielo regali, stai tranquillo che sarà felicissimo, se lo mette in freezer e quella tra due giorni, per non dire il giorno dopo, che arriverà su chissà che ora, stanco, morto, chi è che ci ha voglia di mettere sulla quella pasta? Ma ti viene male solo a pensarci. Magari dice di sera. Ma che gli viene il pensiero? Mi faccio una bistecca. Ma per l'amor del cielo, solo il pensiero di tirare fuori la padella ti viene male. No, aspetta, mi faccio i pomodori gratinati. Ma non so neanche più come si scrivono i pomodori gratinati, altro che farli. Mi faccio i pomodori gratinati. Ma dove? Ma quando? Aspetta che mi faccio la polenta con i spezzatini. Sì, certo. In che film? La vita è una, il tempo è quello, eh. Cioè, se uno è distrutto dall'apostolato e poi arriva in casa, cosa fa? Neanche il tè. Neanche, vede la cucina e dice: no, guarda, lasciamo perdere, vado a letto a dormire direttamente, perché devo ancora finire il breviario, ti immagini te che mi metto qui adesso a cucinare. E allora io dico: fai lo sobuco, ma fanne uno in più. Fai la polenta, ma fanne tre pestolate in più. Poi gliele metti dentro nel forno, nel tappo, gliele dai, così se li congela. No, ma la cosa congelata non è buona. Ma tu pensa ai tuoi vizi, ai tuoi capricci. Stai tranquillo che per i sacerdoti quelle lì sono cose buonissime. No, ma sa, dopo se si scongela, tu non ti preoccupare. Lascia fare. Hai fatto la torta, ma fanne, ma tirane via un pezzo prima. Cosa ti costa? Falla più grande. Ma la forma della torta è quella. E fanne due. Ma alle volte quando sento certe risposte mi vengono i pruriti alle mani. Ma dico: ma scusa, ma è possibile di avere un cervello così piccolo? No, perché il diametro della torta è di 26 centimetri. Fanne due.
E così hai raddoppiato il diametro? Ma che problema c'è? Ma dove sta il problema? Ma nessuno. Sa, padre, sono andato al lago di Garda a fare le vacanze. Ah, che bello, mi hai portato l'olio. Ah, perché c'è l'olio? E ciao Pep, guarda in alto che c'è l'asino che vola. Piccole cose, no? Piccole cose. Ma usiamo sta benedetta testa. Se tu vedi che sto povero sacerdote lì che dalla mattina alla sera si spacca la schiena, ma vagli incontro. Santa pazienza. Ecco, allora impegniamoci davvero ad avere un atteggiamento di grande carità, di grande attenzione su tutto, guardate, su tutto, su tutto. Dai bisogni spirituali, che sono tanti, impariamo a far dire le messe, per i nostri sacerdoti, per i nostri parroci, per i nostri padri spirituali, impariamo a pregare il Salterio di Gesù di Maria per loro, offrire sacrifici, le cui dici unite la vostra intenzione, il vostro fare a quello del vostro padre, offritelo, fate preghiere, e poi anche i bisogni materiali, perché un sacerdote è fatto di carne, eh? E questo non dobbiamo dirlo solamente per dire è fragile come me, ma questo non tocca a noi giudicare, dovremmo dirlo per dire eh sì, ma si nutre come te, dorme come te, mangia come te, beve come te, capito? Ecco, e allora sveglia, cerchiamo un po' di far andare la testa e non vediamo quelle scene di questi poveri preti di 70-80 anni che sono lì con le borse, che vanno a fare la spesa e che portano la borsa del supermercato. Sono cose proprio ingiuste, ingiuste, perché poi dopo, a sabato pomeriggio, mentre tu vai a fare la spesa, lui in confessionale a confessare per 3-4 ore, capito? Magari così anche la domenica. E poi te lo trovi lunedì mattina che va a fare la spesa, il carico come un somaro. Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Cosa ti costa a te mettere una borsa in più? Sei lì che vai a fare bicipiti e tricipiti della mattina alla sera perché devi essere super mega gonfio? Allora, porta un po' di borse della spesa. Vedi come si gonfiano i tricipiti e bicipiti? Come diventi bello? Ti viene la tartaruga ninja che fa le capriole e scende giù con in mano gli strumenti degli arti marziali. Sembra quasi di vederla. Viene un tartarugone sull'addome che uno dice, come hai fatto? Ho fatto la spesa per il mio sacerdote, mi sacrifico per lui, faccio un po' di sacrifici, vedi come sono bello, una meraviglia. E poi questa grande sottomissione, questa grande umiltà, questa grande obbedienza, questa grande fiducia, questo grande sì, affidamento, no? Amatelo, consideratelo come vostro padre. Non riempiamoci la bocca di padre, 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 e poi magari lo trattiamo come un cane. Cosa serve continuare a dire padre? Se le parole hanno un valore. È padre, e allora comportati come figlio. Se no non chiamarlo padre. Che senso ha? Quante volte mi è capitato di vedere nei ricoveri i sacerdoti abbandonati lì? E diciamo, questi qui, poverini, ma non hanno avuto nessun figlio, non hanno confessato nessuno, non hanno seguito nessuno spiritualmente. Dove sono tutti? Perché qui è abbandonato? Padre, 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 poi spariscono tutti. E dove sono sti figli? Guardate che davanti a Dio dobbiamo stare attenti a dire certe cose, perché il Signore le parole le pesa, eh? Padre, 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 e poi Natale non gli regali neanche un panettone, un coso di condorelli, niente. Ma dico, ma che padre è allora? Neanche un pensiero ti è venuto di fargli. Allora non è tuo padre. Ma a me, mio padre, mi viene in mente di fargli il regalo di Natale. Ma fosse anche una scatola di moncherie. Ma un pensiero. Che poi se è tuo padre non gli puoi regalare una scatola di moncherie. Damn, sì. Oh, povera Italia, va bene. Grande amore per i nostri sacerdoti, eh? Grande preghiera, grande dedizione e grande sacrificio.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.